Resto sempre brutto senza la virilità. Comunque siamo già arrivati a Casale Sulsile, io e il CP, e niente, io adesso credo che farò qualche spezzone di video magari del parco per poi iniziare il nuovo video con Claudio, l'allineatore vertebrale, che spiega tutte le sue cose. Quindi non so come chiuderò questa puntata, perché poi ne creerò un'altra, appunto, non lo so. Beh, questa mattina, ragazzo, ho voluto fare il pastore. Ho una sola pecora, vero CP? Può rimanere sempre CP, invece di cane pericoloso è cane pecora. Guarda che rotoli giù dal colle, cane. Uccio. Ti ho detto io che cadi giù. Dove vai? Vieni qua, brutta puttanona. Dai cane, mettiti qua a pascolare, che io ti osservo e faccio il pastore. Te capi? Cane? Porco cane. Come faccio a fare il pastore se questa non pascola? Dai. Un bull terrier, hai visto? Hai visto il bull terrierino? Sì, anche noi avevamo il bull terrier una volta. Si chiamava Boss. Il Boss, guardala. Lei si mette qua apposta. Metà in relax e metà con le gambe in carica, no? Vero? Che così se si avvicina qualche cane non siamo pronti per sniappartelo. Ti pare che non lo conosco il CP, porco cane. Oh, siamo al quarto giorno ormai che non fumo più. Veramente, devo dire, si sta veramente, veramente da Dio. Cioè, non ho proprio nessun tipo di svarione, nessun formicolio, niente di niente. Quindi mi sono spostato da quella situazione in cui ero, in cui avevo un piede nella banana e l'altro nella fossa, no? Quindi, ecco, guarda, ti dico queste cose in parte dal cimitero, quindi insomma, cioè, fare sti ragionamenti, no, sullo smettere di fumare in questo contesto ha anche il suo perché di ambientazione, perché vedi, da una parte, no, quando scegli la vita, no, la salute, c'hai, cioè, i colori, no, il prato, i fiori, eccetera eccetera, dall'altra parte, quando scegli il tabacco e tutte le droghe, le schifezze, vedi, c'è il cimitero, no, grigio, cupo, spento, cementaceo, diciamo, no. Va bene, dai, anche quella, però ciò non cambia che una biletta di prima mattina comunque ce la facciamo, perché era tutto già strano prima, la vita in camper, ogni cosa che io facevo, ma adesso vedi tutto in maniera molto più, il termine giusto, credo, almeno secondo me, è che sia lucido ed energico assieme.